Eccoci. Ci siamo. Buonasera, buonasera, buonasera. Allora, signori, io direi che possiamo unirci al mondo di Rockets, connessione fallita, perché giusto, perché IP non ha ancora aperto il mondo. Il mio secondo nome. E oggi, signori, sarà un formicaio. Andiamo a Liurnia of the Lakes, la guglia di Ranni. Signori, visto che il mago del party sono io, vi chiedo di seguirmi perché questa è la mia quest, è la quest del mago, ovviamente, è Ranni, quindi... Giusto. La magia è potente perché quando Ranni se n'è andata è successa una cosa molto particolare che tu non ti puoi ricordare perché è passato troppo tempo, è il motivo per cui te lo dico io. Se ti ricordi, di queste tre torri, una era sempre chiusa perché Ranni la teneva chiusa con la magia. In una c'era lei, in una c'era Selubis e una era chiusa. Ma adesso Ranni non c'è più. Signori, torre di Renna. Questa porta prima era chiusa. Renna. E la torre di Renna, come si è presentata noi la prima volta. Bravo, bravo. Io sono un esperto, bravo, ragazzi. Bravo, bravo. Rocco, e ora stai per capire perché. Bravissima, sta cosa non pensavo te la ricordassi. Perché ho editato il video 2 giorni fa. Ah, ecco. No, scherzo. Vabbè, però è comunque una motivazione valida. No. L'hai fatto tu. E poi, grande pensata, e poi subito attacco di ceccagine. Elefante tandem psichico da guerra. Allora, ceccagine, perché? Perché mi offendi? Cosa mi sono... Giusto. Mi manca l'anima della scoperta. Oh, la veste completa di Ranni. Oh, ma c'è una descrizione interessante. Allora, cappello a punta da strega, ammantato di gelo. La foggia è solitamente associata a chi pratica le stregonerie eretiche. Potenza delle stregonerie del freddo. Indossato da c'era delle nevi incontrata dalla giovane Ranni nel folto dei boschi. Costei era una strega esperta di stregoneria del freddo. Si dice che la bambola in cui alberga l'anima di Ranni sia stata modellata sulle sue fattezze. La vecchia strega fu in segreto da sua mentore. Hai capito perché si presenta come Renna? Non è un nome fittizio, eh. No, era la sua maestra. E lei ci è rimasta talmente affettuosa, in affetto, e sentivo quel sentimento talmente legata, che la bambola che ha sostituito il suo corpo l'ha fatta fare sulle sembianze della strega, e quando si presenta alle persone per la prima volta usa il nome della strega, della sua mentore, in spirito di emulazione, della sua insegnante. Esatto, questo qua è il set. Se ti ricordi, nel primo esattamente mi sono vestito così, e adesso il teletrasporto. Siamo pronti, e ora si prende questo teletrasporto. Andiamo, amici miei, e adesso sarà un formicaio. Benissimo. Allora, dove siamo? Apro la mappa. Siamo sottoterra, ok. E adesso ridiamo. Siamo sottoterra. Beh, questo si vedeva anche senza aprire la mappa. Il fatto che ci sia la roccia sul soffitto. Sì, in effetti. Ok. Ranni in miniatura. Oh, bellina. Action figure grande, c'è. Bravissimo, l'hanno chiamata tutti action figure. Leggila assolutamente. Bambola con le fattezze di Ranni, la strega. Perfetta in ogni dettaglio, dalla testa ai piedi. Una bambola inanimata, gradevolmente fresca. Adesso io e Riku non ci sediamo a questo falò, perché ho paura che bughi ogni bene. Mi siedo solo io. Cosa faccio? Sì, esatto, okay. E lo scopri subito. Parla Ranni in miniatura, ok. Devi parlare con la bambola. Parliamo con la bambola. Di molte parole, vedo. Tre puntini. Eh sì, tre puntini. Ok, procediamo. Arca troia. Guarda che è difficile sta cosa qua, non si capisce. Cosa? Tre puntini? Giuro che non mi ha detto nient'altro. Lo so. Parla di nuovo con Ranni in miniatura. Ok. Hanno cambiato il prompt. Bravi, così è più chiaro. Mi ci fa riparlare? No, solo 2 volte me l'ha fatto fare. No, solo 2 volte è un problema. Cioè, 2 volte mi è venuto. Parla con Ranni in miniatura. Ora ce l'ho di nuovo, ok. 3 punti. Ah, ok. Devi farlo 3 volte. Mm-hmm. Ti dirà che sei ostinato. Sì. I hadn't expected any soul to recognize me in this guise. But now the cat is out the bag. I cannot allow thee thy freedoms. Perform for me a service as recompense.
3820, grande Rock. The name of Rani the Witch is already sullied by thee. Hai già infangato il nome di Rani la strega. Sì, questa è una traduzione un po' infelice. Mi dice di servirla nuovamente. No, parla con Rani, ok? For me a service as recompense. Eliminate the baleful shadows which prowl these lands. Ok. The name of Rani the Witch is already sullied. Da questo dialogo dovresti capire una cosa molto importante. In che modo ho infangato il nome di Rani la strega? Mi dice di far secchi tutti questi i presenti in queste lande. Allora, è infangato una traduzione un po' infelice. Cioè, sì, funziona perché lei, essendo una dea, il suo nome accostato al tuo lo reputa fango. Ma con infangare qua intendeva legare. Ok. Cioè, accostare. Che però, visto che lei è una dea e tu no, ovviamente lei lo reputa come... Ma non è che lo reputa offensivo, cioè all'esterno si potrebbe percepire come offensivo, non so se mi spiego. Mm-hmm. Ma non ce l'ha con te, assolutamente. Madonna, mi ha detto non accetto disobbedienze. Beh, ma quello perché è una dea comunque. Perché fate questo male improbabile? Ah, non lo so. Beh, meglio visto quello che sta per arrivare, sappiamo ecco, tutti perfetto. Che sta per arrivare. Che numero è? Che cazzo è quella roba? Madonna, sono... Ragazzi, sono le zanzare che ho in casa. Ma mi auguro di no, tra l'altro. Troia, che male. Adesso li facciamo vedere. Oh, il danno lo piglia, ragazzi, però, eh. Se è quella la sua vita. Ma, olè. Ora capisci perché lo chiamavo il formicaio. Madonna, infatti ora torna. Fun fact. Ah, perfetto. Io quest'area qua, nel mio primo playthrough, l'ho fatta giocare a un mio amico. Perché? Non riesco a vedere gli insetti. È vero! Lo dicevi l'altra volta. Due vie. Io sono nato per prendere le vie giuste. Città eterna. Noxtella. Noxtella. Cazzo, non era facile prendere tutti i bivi giusti. Porco cane. Te l'ho detto. Hai saltato la mappa, l'hai completamente saltata. L'anima della scoperta. Parla con Rani. Vai, vai. Certo, beh, ovvio. I was once an Imperium. Of the demigods. Qui c'è la mia arma preferita del gioco, che non sono mai riuscito a farci una build intorno, ma questo è un altro discorso. Each of us was chosen by our own two fingers as a candidate to succeed to become the new god of the coming age, which is when I received. Cosa ti ha detto? Che era predestinata insieme a Malenia e Mikel al trono. Beh sì. I stole the rune of death, slew mine away. Fingers and I have been cursing. Are there assassins? Hai capito? Questo è forse il dialogo più... Questo ti spiega come funziona questo mondo. Questo dialogo ti spiega tre cose in maniera palese e la quarta è facilmente sottointendibile. Ti spiega il concetto di Empireo e cosa serve a un Empireo per diventare Dio. Allora, un Empireo... per quello che non mi sono perso dopo le prime tre cose che ha detto... Empireo poteva vantare questo titolo lui, Mikel e Malenia. Lei, Mikel lei e Malenia. Lei e ovviamente Marika, okay. Sottointeso Marika. Quindi perché non divinità è detto pure. Che un Empireo, non è detto che un Empireo sia un dio, ma un dio è per forza Empireo. È condizione necessaria ma non sufficiente per dirla in matematica. Allora, un Empireo, per essere un Empireo, deve discendere puramente da due Empirei. Okay. Il motivo per cui soltanto lei, Mikel e Malenia possono vantare questo titolo è un errore di Tramad. Ma Mikel e Malenia, ok, ci siamo. Lei è figlia di Radagon e Rennala, quindi lei non è un Empireo, però in questo gioco è trattata come se fosse un Empireo. Perché? Non so se in qualche modo vogliono farci credere che Rannis in realtà sia figlia di Radagon e Marika. Però questo è un errore, cioè quello è un buco di trama. Ok, quello sì, è un errore. Ma ci sono altre due cose che sono necessarie. Uno deve possedere due o più frammenti dell'Elden Ring, o tutto l'Elden Ring. Ok. E la terza, che è abbastanza randomica, deve avere una bestia protettrice. Letteralmente una bestia, un animale. Ok. Che sia legata a lei, la sua vita dipenda dall'Empireo. E si è lì come bestia di protezione. Tipo quella di Godfrey, dell'immagine.
quella di Godfrey che si chiama Serosh in realtà è un'altra cosa ancora. Tu potresti sapere che cos'è, perché c'è un oggetto a Sepolcride che lo spiega. Non l'hai trovato? Ti leggerò la descrizione. Ok. È letteralmente l'opposto. Ora ti dico. Marika, una bestia completamente fedele a lei, che vive per lei e che lei controlla al 100%. L'hai già incontrata? È Maliket. Ah, è vero. Maliket è la bestia di Marika. E hai già incontrato, in realtà, anche la bestia di Ranni. Oddio, Blythe. Che è ovviamente Blythe. Ok, perfetto. Quindi, in realtà, Ranni, ammesso e non concesso che lei si possa considerare di pura discendenza empirea, che non è, ma facciamo finta, qua non ti sto perculando, questo è proprio un errore. Sì, sì, sì. Cioè, secondo me è un errore. Non so se vogliono implicare che... Ma comunque, Ranni è la più vicina degli empirei a diventare un dio. Ha già una bestia. Sì. Michela e... E Malenia, no, Malenia non c'è proprio più. Malenia, mi dispiace, no. Malenia non proprio può più averla. Ok. Ma non gli era mai interessato. La cosa assurda è che mentre Malenia stava cercando di mettere insieme i pezzi dell'Elden Ring, aveva una grande runa, ma le mancava la seconda. Aveva cercato di sconfiggere Radahn per prendere la sua, ma non c'era riuscita. E non sapeva che Godric ne avesse una, se no avrebbe preso la sua quando l'ha sconfitto. Ranni aveva due rune, la sua e il marchio della morte. Ok. Ne aveva due. E aveva già una bestia. Sarebbe potuta essere una dea. C'era un piccolo dettaglio. Era l'unica cosa che lei non voleva fare. E quindi ha detto, piuttosto che, visto che la volontà superiore è più forte di me, mi costringerebbe a diventare una dea, mi eleverebbe contro la mia volontà, lei cosa fa? Ammazza le due dita, perché le due dita sono gli strumenti della volontà superiore in terra. E quindi il suo grande piano è ammazzare tutte le due dita, o comunque le due dita che la controllano, per far sì di non diventare controvoglia una dea. Perché la dea è onnipotente, sì, ma è senza volontà. Marika, per poter fare come voleva lei, cioè distruggere l'Elden Ring, ha dovuto sdoppiarsi, metà è rimasta in controllo dell'ordine aureo della volontà superiore, ed è Radagon che ha cercato di riparare The Ring, mentre Marika a quel punto libera è stata libera di spezzarlo. E infatti imprigionata c'è Marika, non Radagon. Anche se è la stessa persona, ma in croce c'è Marika. E quindi Ranni fondamentalmente ti sta mandando a fare una cosa orribile, che però tra un po' capirai. Prego, possiamo proseguire. Scusami la dilungazione, no, ma quello che serve, questa, è quello che rende le serie. Questa di lore è un buco totale. Ripeto, al netto di farsi andare bene il buco di trama, del fatto che secondo me Ranni non è un empireo. E non è un empireo nel senso che non ha doppia discendenza divina. Ci siete? Ennin da spadaccina Nox. Allora, vuoi sapere la cosa più comica? Sì. È altamente probabile che essere empireo, essere puramente empireo, voglia dire semplicemente in realtà essere un Nocron, essere un Nox. Copricapo indossato dalle spadaccine della città eterna che proteggono le vergini dell'oscurità e coprono gli occhi con un velo di seta. Molto tempo fa i Nox invocarono l'ira della volontà superiore e furono esiliati nei recessi del sottosuolo. Ora vivono sotto un falso cielo notturno, nell'eterna attesa del loro signore, auspicando... Madonna, che casino, cosa state facendo lì dietro? Ti salviamo le piume. Auspicando che sorga l'era delle stelle e si presenti il Lord della Notte. Oh, luna di Nox Stella. Ricky. Dove? Che cos'è? Ricky è morto. Siamo scesi ancora un po'. Oh, sono crashato. Si è sentito? Sì, l'abbiamo visto, Ricky. Eccolo. Okay. Allora. Oh? Malenia 2? Blythe. Oh, Shadow. Ma che cazzo? Thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh. Drink thy flesh. Benissimo.
Questo purtroppo è la scoperta. Il lupo sarebbe stato assolutamente fedele a Ranni per tutta la vita, ma solo nel caso in cui Ranni avesse fatto quello che dicevano le due dita. Ecco. E quindi cosa fanno? Mandano non Blight, un'ombra di Blight a uccidere Ranni. Ma Ranni in questo momento è qua, giusto? Ranni non ti posso dire dov'è. Ok. Hanno mandato quest'ombra di Blight a uccidere Ranni? Ok, giusto? Beautifully fought. My thanks. It was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Blight and E.G. I love them. Chiave del palazzo, del gettata. E questa chiave. Hai già incontrato cosa apre, ma non te lo puoi ricordare. Hanno mandato Blight, la sua ombra, una copia. Uccide Ranni. Perché Blight era talmente affezionato a Ranni che anche se lui era sotto il comando delle due dita è riuscito a ribellarsi e a non uccidere Ranni. Ok. Al punto che purtroppo lo troveremo Blight. Anzi, prima di proseguire, andiamo alla guglia di Ranni. Allora, pronti a piangere? Perché non c'è? Ok, 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 devi parlare con Iggy. Mi sono perso un passaggio. Ciao Iggy. Oh, there you are. Good of you to drop by. Have you heard? Lady Ranni has departed on her journey along the dark path. Parlaci. Sì, sto parlando. Renna's rise, as she calls it. It would not have been possible without you. Okay. As Lady Rani's war counselor, and moreover, her childhood warden, I express my deepest... Spero che l'aver ucciso l'ombra oscura non abbia spaccato tutta questa cosa. Allora, ce ne andiamo per un secondino a Sepolcride. Com'è gentile, Iggy. Iggy è un personaggio meraviglioso che purtroppo farà un errore. Ecco. O l'ha già fatto. Mi ricordo che ci disse: stai attento, la mia stazza può ferirti. Sì. Stai lontano. Stai lontano perché, sai, mentre faccio il fabbro rischio. È grosso, eh. Vabbè. Ti dice anche tu. Ma non cosa hai idea stavo di quanto facendo, sia di... ragazzi? Cioè? Io vi consiglio di andare a vedere chi stavo seguendo, credendo fossi te. Credendo fossi te, stavo seguendo una persona che probabilmente se mi avesse visto mi avrebbe decapitato. Madonna, bravo, che bravo, urlo. Bravo. Un lupo. Parla. Oh, it's you. It's me. Blight. Ciao, Blight. Old E.G. trapped me here. Ma... told me I'd bring north the bell to Lady Ranni. But there's no chance that could happen. I'm part of a being. A very shadow. I thought old E.G. knew as much. L'abbiamo liberato. Ringraziaci. Ok, ti parliamo di nuovo. My thanks, friend. I'm going to see Mistress Ranni now. I don't know what came over old E.G., but even if the odds are slim, I need to check the mistress is safe. No. E.G. ha imprigionato Blight perché credeva che Blight non sarebbe stato in grado di trattenersi e farla secca. E cercare di ucciderla, invece ce l'ha fatta. Invece lui dice, incredibile. Invece lui dice, amico, devo andare da Lady Ranni a vedere se sta bene. Lui ci riesce. Torniamo alla guglia di Ranni. Madonna. Life, miglior personaggio della serie. Sì. Ok, parla con Iggy. Come posso aiutarti? Adula, grazie. No, ci dovrebbe essere una nuova opzione di dialogo. Ti dico cosa dice. Spiega. Dico quello che hai detto. Cioè, sono state le due dita a rendere Blight l'ombra di Ranni, ma l'ombra è incapace di volontà. Quando le due dita l'ordineranno, diventerà una bestia mandata a uccidere Ranni. Ce ne torniamo nel sottosuolo, alle rovine del lago putrescente. E adesso, Rock, lago putrescente, questo è un enigma, divertiti a risolvere. Dove eravamo prima? Un enigma è questo? Questo è un puzzle, questo è letteralmente un puzzle. Ok, dobbiamo attraversarlo quindi, no? Esatto. Immagino. Allora, attraversarlo era la parte ovvia. Ok, non si può usare torrent, benissimo. Non si può usare torrent. Lì c'è una runa che voglio, però. C'è qualcosa che voglio lì.
Amici, tornerò sotto una forma o l'altra. Ah, posso correre qua sopra. Ora morirò di marcescenza, o forse se mi siedo no. Bene, ci devono essere punti in cui arriviamo a pelo. Mappa lago putrescente. Oh, top. Questo ti dà anche un'idea della vastità del cazzo che ci frega. Sì. La mappa era un suggerimento. Allora, la mappa è un suggerimento? Bravo, Rock. Ragazzi, welcome back. Io sono Rocco, conosciuto anche come Rockets sul web. Sapete che secondo me Rock l'ha risolta meglio del previsto. Si procede, amici miei, compari. Let your flesh be consumed by the Scarlet Rot, comunque. Sì, sì. Oh, ok, non l'ho presa. Mi sa che... Scarlet Rot. Sono delle scale laggiù. Cosa c'è? La salvezza. Allora, là c'è la salvezza. Chi può dirlo? La salvezza o la morte? Qua allora a questo punto, già che siamo marcesciuti, ci conviene correre, perché non è che puoi pensare di... Sì, è vero. Sopravvivere a questa cosa. Saiyan Paul. Ok, è qua. Perfetto. Top. Top. Si corre, si corre. Vai, vai, ce la facciamo. Questa dovrebbe essere un'altra mappa? O no? No, l'ho già trovata la mappa di quest'area. Madonna, sto morendo. Oh. I danni, ragazzi, i danni che fa la troia, ragazzi. È posto di merda. Dimmi che c'è. Dimmi che c'è un falò. Sarebbe da stronzi non averlo messo, cari sviluppatori. Piacerebbe, vero? Oh, ok, bene. Nella prima versione del gioco questo falò non c'era. E lì sono volate le bestemmie per chi giocava. È stato messo, credo, alla quinta minaccia di morte nei confronti degli sviluppatori. Porca troia. La spada arcano più forte del gioco. Aculeo dello scorpione. Che a me non serve, ma mi pare bello. Arcano, ma metti marcescenza scarlatta. Madonna. Invece. Ma tutto questo posto? Ok. Non può essere lì, Davide. È un pozzo. So cosa vuoi trovare nelle guglie, ma non è così importante. Sono buttato in una bara. Madonna, che vibrazione. Guarda. Mi butto di sotto? Lo so che fa ridere, ma sì. E per qualche motivo sopravvivi pure. Ma scusami, non è legno che galleggia. Ma anche se fosse legno, ti trovano una maraca. Madonna, dentro aprono, sono poltiglia. Cioè, vabbè. Ma se ti trovano. Noi siamo gli Elden Lord. Siamo non ancora. Non ancora, infatti non possiamo nemmeno vantarci troppo. Stiamo provando in tutti i modi. Ah no, allora questo è quello che dico io. Allora, la questo mia... è il boss che dico io, è uno dei boss più belli del gioco. La questo. Mia folta io pensavo chioma rossa. Dei gargoyle. I gargoyle non li sopporto. Ma è una cosa, perché ho gli occhi tra gialli? Questo sarà, non lo so, questo sarà la fine della live, tra l'altro. Qua dentro ancora... c'è qualcuno che io ho già visto? No. Ok, procediamo. E con questo non vale tutto, non è questo il boss con cui vale tutto. Astel, progenie del vuoto, e goditi la boss fight più esteticamente bella del gioco. Non posso evocare nulla, quindi, ok. Ma questo, cazzo, è una bestia... Queste spalle. Sono bestie del vuoto. Ok, questo sarà un problema per me, forse. Perché... Ma ciò... Non si può usare tutto. Ma nulla mi fermerà dal fare questo. Se... Body? Ok. Questo è come ho ucciso Malikat in 10 secondi comunque. Oh cazzo. Madonna.
Molto Bloodborne, sì. Merda. Lo si fa, sì, lo so che lo si fa ad Altus, me lo ricordo, ma non mi ricordo dove. No. Questa da dei piglia. Buono. Ti ha sputato, mangiato, sputato? Eh sì. No, mi spona davanti. Che culo, l'ho schivato. Un po' di fuoco per te. Che sfiga. Ce l'hai con me adesso, eh? Di lo fai dal. Ti ricordi per caso il punto preciso? Minchia. Dimmi che ci arrivo lì. No. Ok. Qua ho finito il mio divertimento. No! Porca troia! No! Guarda quelle zanne! Che belle animazioni. Ui! Dove è finito? Laggiù. Ok. Dai, manca poco. Guarda. Aia. Che cazzo di animazione. Basta. Aia. Ok. No, per favore. Fino al dungeon dove si prende l'elica sanguinaria, ok. Madonna, l'ho sentita tutta questa. Ultima vita. Ok. Il problema di Astelle è che è veramente impossibile colpirlo con le armi. No, soprattutto quando ho finito il mana. Dai, body. Dai. Oh, ok. Andrò. Perfetto. Astel, rimembranza ci ha dato della progenie. Signori, stasera so come chiudiamo. Allora, rimembranza di Astel, la progenie del vuoto, scolpita nell'albero madre. Il potere che racchiude può essere sbloccato dalla legge dita. In alternativa può essere utilizzata per ottenere una grande quantità di rune. Un astro deforme generato nella più remota oscurità. Un tempo cancellò una città eterna, privandola del firmamento. Una stella cadente che reca infausti presagi. È quella di cui parlava prima. È quella di cui parlava prima. Ecco, ecco. Lui si è letteralmente trasformato in una meteora e si è schiantato su una città eterna. Cristo Dio. Tiro giù tutto. Ho voluto tiro giù tutto. E poi, giustamente, questo è fondamentalmente il cratere che ha creato buttandosi giù. Ok, niente. Senza anel. Ok. Un anello. Vabbè. Del giuramento. Andiamo da Rennala. Chiave del palazzo gettato. Anello della luna nera. Questo, in realtà. Ed è questo che ci fa aprire il sigillo. È un oggetto chiave che ti consiglio di leggere. Ma è questo che ci fa aprire quel sigillo che abbiamo appena visto? Certo. Perché Ranni in miniatura ha perso colore? Ho notato adesso. Okay. Allora, anello raffigurante una plumbea che si è oscurata, offuscata, velata, coperta. Simbolo di un gelido voto. L'anello è stato affidato alla principessa Ranni per farne dono al suo consorte. Ho un vuoto. Chi era il consorte di Ranni? L'anello era qua. Lei non aveva un consorte. Da fare dono al consorte. Vai avanti. Ok. Ranni è un'empirea. E colui che la impalmerà. La impalmerà. Molto vecchio come te. Okay, sì. Molto vecchio come te. Te le metterà l'anello al palmo. Oh. Vabbè, sì, ok, ma impalmerà è brutto. Madonna, sembra altro. Vabbè. Sì, assolutamente. Otterrà il titolo di Lord.
Ok. E arrivaci, questo è importante, eh? L'Elden Lord è il marito di Marika, di una divinità, quindi tu puoi diventare Elden Lord diventando il marito di Ranni. Madonna, lo farei subito. Marika. Vai avanti. All'interno è inciso un monito: chiunque tu sia, non sottrarre l'anello a questo luogo, poiché la solitudine che alligna oltre la notte è mia soltanto. Perché giustamente lei non gli interessava un consorte, perché lei nell'oscurità voleva stare da sola, ma noi ce ne freghiamo e assolutamente ce ne freghiamo. Perché qui c'è la cosa più importante che vedrai oggi. Altro ascensore. Perché in cima a questo ascensore troverai Ranni. Arriverai in un punto. Arriverò in un punto. Che hai visto dal quinto episodio. Tu hai visto questo punto, ma non hai mai potuto raggiungerlo. Madonna, come ha subito perso colore. Altare del chiaro di luna. Qua sei a Liurnia, certo. Ma guarda dove sei. Sei finalmente su questo altopiano. Questo lo vedi da inizio gioco e non c'eri mai potuto arrivare. L'unico modo per arrivarci è questo. È tutto sto giro qua. No, vabbè. E adesso la live si chiuderà nel sotterraneo di quella chiesa. Ok. Prima ti apparirà un prompt, non premere. Ok. Proprio da un certo punto in poi leva la mano destra dai tasti. Va bene. Porca puttanaccia. Porca. Ma. E ora va ucciso. Come si chiama quello che è davanti alla guglia di Ranni? Questo. Come? Si chiama Azula. È molto debole a marcescenza, se ti interessa. Sì, l'ho appena messa. No. No, è messa nel... scusa, come incantesimo da usare. Ok. Allora. Porca puttana, ragazzi, che danno ho preso. Ho male pinghino sto a fare. Beccati questa. Madonna, che pedata. No, non sei riuscito a metterla. Ci penso. Porca troia. Dimmi che te la do. No, non gliel'ho data. Madonna, che palle. La batteria delle resistenze folli. Se non gliel'ho data adesso, non ci credo. Ora sì, vai. C'è il problema che io sono inutile perché è durissimo dalla morte. Questo è il drago davanti alla guglia di Ranni, sì, esatto. Il fatto che questo attacco non sia schivabile se non con Torrent, secondo me è una porcheria, ma sono io per... Ma quindi sto drago, se gli avessimo tolto metà vita... Qua no, sarebbe stato comunque a più vita, perché questo gioco è una merda. Perché mi avevi detto che andava via se gli buttavano via metà vita. Non potevi ucciderlo davanti alla guglia di Ranni. Ah, ok. Se non raccontandolo, che come ti puoi ben immaginare è abbastanza un concetto impossibile, no? Merda, ragazzi. Che botta che mi ha tirato. No. Questo essendo un drago, visto che l'hai già sconfitto, buttatelo giù. Top. Ricordati, non premere non prompt premo. finché non ti avrò fatto un bel discorso. Mm-hmm. Perché come ti puoi ben immaginare è importante. Mm-hmm. Anche perché puoi capire che questo posto è assolutamente endgame, no? Sì, assolutamente. Cattedrale della Mano Celeste. Ok. Manus Celeste. Schegge di luce stellare, tutte sparse per questo luogo. Qua la luce stellare, ovviamente, come ti puoi ben immaginare. Ma ancora più importante, giù di qua. Di qua in poi leva la mano destra dal controller. Ok. Non sto scherzando. Qua di sotto scendo? Sì, sì. Ok. Ok.
con i passaggi intermedi. Vai. Perfetto. Okay. Sei pronto alla vista? Sono pronto, caro Bodizak. Oddio. Ma... ok, sono delle dita. Uccise. Che appena fatto sec... Oh, cazzo, era anni. Uccise da anni. Adesso. Qua ti apparirà un prompt. Oddio mio, ma com'è messa? Ma come cazzo è messa? Qua c'hai un prompt. Infila l'anello. Oddio. Ranni, non me lo dire così. Non devi premerlo. Questo, ok. Se lo vuoi fare, ma è una questione di roleplay. Ok. Questo ti darebbe la possibilità di scegliere il finale del gioco come marito di Ranni. Okay. Quindi diventare Elden Lord in quanto marito di Ranni. Ok. Altrimenti puoi lasciarla qua. E dovrei comunque far secco il... Comunque dobbiamo entrare nell'albero. Sì, a livello di gameplay non cambia niente. Però cambia il finale. Questo è un finale diverso. Oddio. No, non voglio sposarla, Ranni. Lo divento perché sono il più potente al mondo, non perché sono il marito di Ranni. Bravo. Bravo. Se vuoi ascoltare il suo dialogo, puoi. Non è come la fiamma della frenesia. Se tu dai l'anello a Ranni... Ok. Glielo sto spiegando, Davide. Se tu dai l'anello a Ranni, non ti blocchi nel finale di Ranni. Puoi scegliere a fine gioco quale finale vedere. Non è come la fiamma della frenesia che ci sei bloccato dentro. Ok, quindi posso vedermi il dialogo senza influenzare quello che ho detto io. Puoi vedere il dialogo e comunque finire il gioco da col finale che vuoi. Okay. Assolutamente. Vabbè, allora lo facciamo, dai. Non c'è nulla di male. Infine anello. Lo fai solo tu, ovviamente, perché tanto è una cazzo. Non glielo volevo far fare per questione di roleplay, Davide. Però il dialogo è importante. Curiosità per chi fosse interessato, questo è stato il finale della mia prima run. Impassibile. È una bambola. Ma... scompare. Ah. Ok. Prego. Parla con Ranni. È ancora la bambola. I am pleased, however. Thou art a fitting choice. I go now to the night sky. It is there I shall find mine order. I bid thee travel the path of the Lord. And once all is done, we shall see each other once more. E se ne va. Bello. Adesso? Sarà un momento molto ovvio che non ti posso ancora dire perché sarebbe uno spoiler gigante, in cui dovrai scegliere. Raccolgo l'oggetto intanto. E l'oggetto te lo faccio vedere. Spadone della luna nera. In cui dovrò scegliere, stavi dicendo? Quale finale vedere. Okay. Te lo renderò assolutamente ovvio, ma è ovvio, cioè non puoi sbagliarti. Questa spada non è proprio la Moonlight in realtà. No, non te ne parlo ancora della Moonlight perché questa non è la vera Moonlight. Quindi la vera Moonlight la scoprirai nella prossima live. Signori, okay. È stato assolutamente un piacere. E direi che si è fatto parecchio anche in sta live. Bello, mamma mia, io come al solito mi reputo soddisfatto. L'importante è quello. Assolutamente. Sono contento che il progresso che stiamo avendo per queste live ti stia piacendo e che il gioco ti stia piacendo. Madonna, che gioco. Porca troia. Ripeto, questo secondo me è il più bel gioco mai fatto comunque. Cioè, non c'è niente da dire. Cioè, questo è il miglior gioco sicuramente dell'era moderna. Poi, se ci metto il cuore, devo dirti Final Fantasy VIII, però... Poi a un occhio critico, questo è il miglior gioco di tutti i tempi. E capite anche perché tutti i giochi usciti dopo questo, come è stato Baldur's Gate,
come è stato Lords of the Fallen. Mamma mia. Quando poi li porto, cioè quando poi li porto sul canale dopo che ho giocato questo, e capite che mi manca qualcosa, cioè dopo che hai giocato a questo gioco, poi quando giochi agli altri, ti mancano dei pezzi, sì, ragazzi. Sì. Grazie per averci seguito e Odizerg, passo e chiudo.